Heidenau K60 Scout dopo 9 mesi di utilizzo. Benvenuti e bentornati in un nuovo video sulla pagina del canale del mototurismo italiano, ragazzi. Esatto, siamo qui sempre nelle bellissime Marche che ci circondano, che vi faccio vedere dopo qualche video bello per salire qui in questo posto che prossimamente avrete delle informazioni dietro la Torre a Cotogna, che poi vi racconto. Però non vi preoccupate, che prossimamente sia sulla pagina mia che la pagina di Travellando in Moto, con cui ultimamente ci stiamo collaborando, troverete tutte le ben descritte e ben portate in tutti i social. Però oggi siamo qui ovviamente per parlare delle K60 Scout che ho montato da circa 8-9 mesi. E vi posso dire, dopo 16.000-17.000 km, ormai ho perso il conto ad occhio e croce, di come sono andate queste gomme. Nelle immagini che state vedendo potete vedere tutte le situazioni in cui ho usato queste gomme: fango, acqua, autostrada, lunghi spostamenti. Hanno retto benissimo ogni tipo di situazione. Come posso dire, io mi sono trovato veramente bene a mio agio, sia nelle lunghe percorrenze andando in due senza mai abbassare le pressioni, sia in fuoristrada che in strada. Vi faccio vedere lo stato di usura dopo 16.000 km di queste gomme. Ovviamente il tipo di guida, il tipo di peso che si porta in giro, carico, scarico, i vari tipi di spostamento, come vengono fatti, incidono tantissimo. Però io non sono mai stato a guardare tutte ste robe e ho tirato dritto per la mia strada. I chilometri li ho fatti, la ruota posteriore si può vedere che ha un vistoso scalino, diciamo diventata quadrata, perché in questo caso qui la K60 Scout sulla misura da 120 non ha la banda centrale, e non avendo la banda centrale, diciamo, tende ad appoggiarsi di più sui tasselli, la spiattella prima, mentre la ruota davanti, dove io di solito soffro di più su qualsiasi tipo di moto, qualsiasi tipo di gomme ho montato, io ho sempre la gomma che distruggo sempre prima la gomma davanti, non so perché, per il tipo mio di guida, come mi appoggio, come freno e quant'altro. Non è che facciamo TGP, però anche la ruota davanti, grazie Gallo, anche la ruota davanti ha tenuto benissimo il passo. Vi faccio vedere nei dettagli tutto quanto è fatto. Per fortuna non ho mai bucato, adesso buco come esco da qua. Per fortuna non ho mai bucato, quindi le gomme ha sempre tenuto bene. Vi ricordo che io davanti ho una camera d'aria da 4 mm rinforzate, dietro ho una camera standard, perché il cerchio è 17, le rinforzate da 4 mm le fanno maggiorate, ma rinforzate ma non da 4 mm. Adesso un attimo che facciamo passare il trattore e via. Ed esatto, ragazzi, quindi dopo 16-17.000 km potete vedere, come nelle immagini, come vi ho detto, lo stato di usura dello pneumatico, sia anteriore che posteriore. La loro strada l'hanno fatta, la loro resa l'hanno fatta, però volevo essere quanto più schematico possibile per darvi una valutazione effettiva e reale di queste gomme montate sulla Transalp 6,50 del 2007, con un pilota di 1,72, pilota, per un motociclista di 1,72 per 74 kg, con mia moglie, il peso non si dice ma pesa molto meno di me, con bagagli, e fatto i chilometri che qui sotto vi ho indicato. Sì, avete letto bene. Quindi vi dico, allora, uso stradale, la ruota davanti per i più pignoli a 80-90 all'ora un po' di casino la fa, però ragazzi, io uso il cupolino basso, spesso il casco aperto, maschera da cross, fuoristrada, cioè parliamoci chiaro, se volete una moto che non fa casino e che non si scendono i pneumatici, dovete andare su altri tipi di moto e su altri tipi di gomme. Quindi resa chilometrica ok, poi su asfalto si comportano benissimo, asfalto bagnato, asfalto umido, asfalto sporco, quindi diciamo non c'è nessun problema di sorta, sembra la gomma perfetta. No, in fuoristrada quello più tecnico, quello più infame
dove c'è fango, forte umidità, sasso bagnato, ragazzi, non è una gomma super mega tecnica, non è fatta per fare queste robe qui. Però bene o male in qualche modo ti tira fuori, però diciamo meglio di no. Poi invece sterrato, come vi ho fatto vedere adesso, strada bianca, qualche scalino, un po' di sottobosco, come è capitato alle Cine Adventure, cosa, quelli lì non c'è nessun problema. Vi ricordo il prezzo d'acquisto all'epoca, circa 8-9 mesi fa, era di 136 euro per la coppia, entrambi, anteriore e posteriore, escluso il montaggio. Comprate su Gomma Planet, se non mi sbaglio. Sì, su Gomma Planet. Però adesso c'è una grossa difficoltà a trovare queste moto, gomme, perché mi sa che deve uscire un modello nuovo. Non so se questo rimane in produzione, no, non si sa. Cosa nota un po' da tutti, che adesso è un periodo un po' del cavolo per trovare gomme, e quando si trovano a qualche euro in più. Ho dato una guardata e adesso sono, mi sa, da anteriore e posteriore, sono riuscito a trovarlo sempre per Transalp 650, che il posteriore è da 120, ragazzi, esatto, è da 120, costano alla media dai 50-60 euro in più, quindi ecco. Niente, ragazzi, era un brevissimo video per raccontarvi un po' come sono andate queste gomme nell'arco di questo range di utilizzo di 16-17 mila km, un po' in tutte le condizioni. Se le comprerei certamente, ma sicuramente le prossime gomme saranno diverse da queste, perché voglio provare altre novità, sia per me che per voi e che per tutti quelli che ci seguono. Quindi, ragazzi, mi raccomando, se avete qualche domanda in particolare riguardo a queste gomme della K60 Scout, sotto in descrizione potete scrivermi quello che volete, ma vi lascio anche il link di Instagram, dove lì riesco a rispondervi molto più velocemente, oppure anche alla community di Travel and in Moto, scrivete lui che loro hanno canali Telegram e tutto. Vi metto tutto sotto in descrizione se c'è da chiedere qualcosa e quant'altro. Qui dalla provincia di Pesaro, praticamente dalla parte di Cagallo, poi vi dico tutto, come, quante, perché prossimamente uscirà un piccolo articoletto. È tutto, grazie per aver seguito il video, mettete mi piace che non costa niente, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi.